Un ritorno veramente sentito e soprattutto da parte degli operatori del settore, nel senso che solisti, orchestra, musicisti, cantanti, maestranze hanno veramente dovuto passare un periodo drammatico in questi 2 anni di pandemia, e quindi il ritorno è veramente una gioia, ed è per questo che abbiamo voluto assolutamente scegliere un titolo, quello del Don Pasquale, per divertirci, per vivere in leggerezza, per ridere, per essere allegri. Speriamo che questo riesca, sicuramente grazie al genio del nostro regista Paolo Panizza e alla bravura del nostro direttore e il maestro Stefano Pecci, che preparerà l'orchestra da Camera di Rimini, il maestro Matteo Salvemini che preparerà il coro Galli. Tutto questo sarà veramente uno spettacolo di grande qualità, legato soprattutto al fatto che ci saranno la parte innovativa di quest'anno sarà sicuramente la parte legata alla regia, in cui ci saranno degli elementi molto tecnologici e scenografici di retroproiezioni in 3D, in cui il pubblico sarà veramente immerso nella scena, proprio perché saranno proiezioni in 3 dimensioni. 4 appuntamenti, l'1, il 2 alle ore 17:30, il 3 e il 4 alle ore 20:30. Speriamo anche noi che il pubblico ci sostenga, come ha sempre fatto in questi, questo che verrà sarà il 19° anno in cui il coro lirico è produttore di un'opera lirica dal vivo in teatro. Per ora le vendite stanno andando in modo positivo, siamo contenti e speriamo di raggiungere il sold out.